Ciao, oggi presento un coltellino che ho ricevuto come regalo per Natale e approfitto per ringraziare la mia compagna che me lo ha regalato. Il coltellino è un Victorinox modello Sentinel One and Black. Vediamolo, io in effetti non è proprio un unboxing perché l'ho già aperto e utilizzato. Vediamo comunque com'è strutturato. Solita scatoletta della Victorinox, coltellino e foglietto illustrativo. Il coltello è carino, ha diciamo come primo impatto però una sensazione un po', come posso dire, plasticosa. Le guancette esterne sono in nylon irruvidito per facilitare la presa. Abbiamo il solito stemma Victorinox. La lama è, come si può forse vedere, sufficientemente spessa. È un tool, con la sola lama. Ha come diciamo plus il paletto, cioè quindi lo stuzzicadenti e la pinzetta, sempre utile. Anellino portachiavi. La caratteristica principale di questo coltello è il fatto di poter essere aperto con una sola mano. Ha anche un sistema di blocco della lama, per cui quando la lama è aperta, questa molla, cioè una delle due guancette metalliche interne, si sposta e blocca il tallone della lama. Quindi vediamo se si può vedere. Praticamente la guancetta interna si è spostata e è andata a bloccare la lama. Il sistema di chiusura ovviamente è quello di premere e riportare in posizione la guancetta interna e richiudere quindi la lama. L'apertura è a una mano, la chiusura direi di no, almeno non in modo facile. Diciamo che si dovrebbe praticamente tenere premuta la guancetta, cioè la molla, e cioè riportare in posizione la molla e chiudere, insomma si rischia di ferirsi, ecco. Quindi meglio l'operazione farla a due mani per non correre rischi. Cosa posso dire? Un'altra particolarità è che il coltello ha una punta che praticamente non è affilata, cioè come quello di altri coltellini sempre della Victorinox, attaccabili, multitool. La punta qui è praticamente inesistente. Probabilmente è una scelta della fabbrica per sottolineare il fatto che questo coltello è un coltello da lavoro, non è un coltello da caccia. Quindi non ha bisogno di una punta accentuata, soprattutto tenendo poi presente che siccome la lama diventa praticamente fissa, potrebbe essere confuso per uno strumento di quel genere. Allora, altre particolarità, vabbè, la lama come al solito è affilata a rasoio, quindi quello è un classico. Diciamo che ecco, si distingue per il fatto che qui sul corpo, cioè o meglio sull'attaccatura della lama, non è presente come di solito il marchio della Victorinox. Il marchio è riportato qui su questa ansa. Non è segnato il materiale, cioè l'acciaio con cui è fatta la lama. Normalmente negli altri coltellini c'è anche scritto Inox, qui invece riportato solo appunto Victorinox Swiss Made.
altro si può dire? È leggero, maneggevole. Forse il fatto che non è spessissimo dà un po' una sensazione di non eccessiva robustezza. La lama di per sé non ha giochi, se non forse un pochino in questo senso. Comunque diciamo questa ansa permette anche di posizionare il pollice in questo modo, per cui dovendo tagliare si evita che tutta diciamo, la pressione si scarichi sul perno che tiene ferma la lama. Ecco. Una caratteristica che ho trovato utile di questa ansa di apertura è la seguente, quindi questo è un guanto da giardino, è anche bello spesso, comunque pur indossando un paio di guanti posso aprire il coltello, cosa che non potrei ovviamente fare con un normale coltellino di quelli multiuso con gli accessori, insomma quelli con apertura normale dove si deve infilare l'unghia. Comodo appunto per dire in inverno o avendo indosso un paio di guanti da lavoro, se c'è bisogno di utilizzare il coltello senza doversi togliere il guanto. Di un coltellino leggero, maneggevole, ha questa particolarità molto utile, va benissimo direi per un uso in campeggio, in gita, in picnic, anche uso da lavoro perché voglio dire può rivelarsi sicuramente utile tagliare corde, fili, scatole, cose di questo genere. C'è un modello anche con la lama seghettata, cioè invece di essere liscia come questa, c'è una lama seghettata più indicata appunto, ecco, per esempio per il taglio di corda, di sagole, cose di questo genere, quindi tutto sommato anche volendo un uso per dire in barca. Direi che è un buon acquisto trovandolo a un prezzo abbordabile, ecco, insomma, perché ho visto insomma, dei prezzi un po' alti secondo me rispetto effettivamente all'utilizzo che se ne può fare. E niente, ecco, ringrazio per aver guardato il filmato e ci sentiamo alla prossima volta. Grazie, ciao.